Beh, un altro periodo eh, ristretto, compresso come numero di partite e di conseguenza complesso eh, per noi, per quello che, che dobbiamo gestire. Ancora una partita con problemi, eh, Lavrinovic fuori, eh, purtroppo non riusciamo a trovare continuità da questo punto di vista. E altri giocatori che non si sono allenati neppure al ritorno da Bilbao, insomma, veniamo da una settimana dove, comunque, eh, le quattro partite eh, in, in sette giorni tra le tre di Coppa Italia e Bilbao con viaggi e con fuori casa si sono fatti sentire. Tra l'altro le ultime tre partite con squadre di Eurolega di alto livello, cioè semifinale con Milano, Cantù e Bilbao, hanno significato tanti contatti fisici, quindi una situazione per noi un po' al limite, però adesso dobbiamo resistere in questo miniciclo che ci sarà ancora in dieci giorni. Di, di altre quattro partite tra Roma, Real Madrid, Milano e la trasferta di Varese, prima che la squadra possa rifiatare un po' per eh, più di una settimana con la pausa dello Star Game che per noi potrebbe essere veramente provvidenziale in questo momento. E, e quindi niente, una partita alla volta, partendo da questa di Roma, con una squadra che... Eh, ovviamente si sta preparando anche questa da tempo per affrontare la partita con noi eh, dopo la Coppa Italia, eh, insomma palazzo piccolo, quindi sarà un'atmosfera diversa rispetto a quella degli ultimi anni nel Palaeur, probabilmente con un fattore campo anche che, che si sentirà e le qualità di Roma che dal punto di vista offensivo soltanto le cifre eh, dimostrano chiaramente e poi che chiaramente come spesso succede da noi farà anche una partita eh, dai toni agonistici superiori al, al solito anche dal punto di vista della difesa e della fisicità quindi sicuramente una partita per noi molto complicata, noi dobbiamo essere sereni in questo periodo, ripeto, giocarne una alla volta, cercare di vedere cosa riusciamo a cogliere eh, in questo periodo perché tenere sarebbe sicuramente eh, questo tipo di, di posizione in campionato molto importante, sarebbe sicuramente un, un grande vantaggio per noi, ci proveremo, anche se poi è chiaro che, che la partita che dobbiamo in tutti i modi resistere sarà quella di giovedì. Ma sì, questa è una squadra che sulle potenzialità non, non ci sono dubbi, ha avuto qualche difficoltà, adesso eh, nelle due vittorie consecutive c'è una vittoria in trasferta su un campo come quello di Varese che è un campo difficilissimo e quasi proibitivo per tutti, quindi questo sicuramente avrà dato ulteriore carica, fiducia e autostima a questo gruppo, che ha come obiettivo dichiarato il raggiungimento dei play-off, per cui eh, insomma, sicuramente domani ecco, sarà già una partita per loro in, in funzione playoff, una partita quindi eh, con quel tipo di... di e di emotività eh, noi ovviamente troviamo spesso questo tipo di situazioni tutti contro di noi vogliono eh, fare la partita migliore o una delle migliori dell'anno e, e noi purtroppo <ride> o per fortuna perché questo significa essere stati in testa tanto a lungo eh, dovremmo cercare ancora una volta di, di pareggiare tutto questo e di essere possibilmente lucidi nel rimanere sulla partita e poi provare in fondo magari a portarla via. Ecco tutto qua perché questo è un periodo di, ripeto, di un ulteriore microciclo in cui la cosa principale per noi è riuscire a, a resistere. Io sono stato molto contento della prestazione comunque dei miei giocatori a Bilbao perché veramente dopo quello che che avevano eh, speso fisicamente e emotivamente per portare a casa un altro trofeo come quello della Coppa Italia, dovendo affrontare le due squadre comunque più, più lunghe come lunghezza di roster come abitudine giocare partite di alto livello e dovendo affrontare prima Sassari che era una squadra in condizioni eh, eccellenti in questo momento e anche lei di grande fiducia, eh, insomma Bilbao in, con tutto quello che eh, c'era e che poteva travolgerci come è capitato anche a una squadra come il Real Madrid siamo stati in grado di resistere anzi di, di fare il del vantaggio a 6 secondi dalla fine. Quindi, eh, sicuramente la squadra ha tenuto, se riusciremo a tenere ancora questo punto di vista ci giocheremo anche queste ultime partite nella maniera migliore e magari potremo eh, avere ancora più consolidato alla fine di, di questo ulteriore ciclo le nostre posizioni che è quello che speriamo.